Senatore Consiglio, nel DEF si parla soprattutto di questi 80 euro che saranno dati in busta paga agli italiani. Voi cosa ne pensate? Ma guarda, il DEF è composto da un libraccio di 1417 pagine che credo che neanche chi l'ha stampato l'abbia letto. Però ecco, diciamo che una delle questioni che valza più all'occhio è la questione degli 80 euro in busta paga per le categorie meno abbienti, diciamo così. Il problema è che 80 euro probabilmente li daranno anche. Sono stati però tolti 65 euro al mese di versamenti date per gli assegni familiari, come si chiamavano una volta, e 80 euro meno 65 euro faranno bellamente 15 euro. Quindi si parlerà effettivamente di 15 euro al mese. Se poi si mette in considerazione anche un altro fatto, che le colf e le badanti che avranno diritto a questi 80 euro verranno anticipati dalle famiglie, e io nel mio intervento in aula ho fatto gli auguri di buona Pasqua a tutte queste persone che si troveranno ad essere praticamente a sopperire alle mancanze dello Stato. Uno Stato che soldi non ne ha, che verranno trovati sicuramente con il solito sistema in accise varie, probabilmente verrà aumentata sicuramente anche la benzina, c'è una questione legata alle banche dove tutti pensano che comunque tassare le banche sia una cosa giusta, loro cosa faranno? Scaricheranno questi oneri sui clienti e faranno meno credito alle imprese e alle piccole e medie aziende, e quindi è praticamente un gatto che si morsica la coda. Pochi soldi, poche idee, noi ne abbiamo date parecchie, nel DEF non si parla di Nord, non si parla della questione settentrionale, non si parla assolutamente di questioni legate al federalismo fiscale, a costi standard, e chiaramente il nostro voto è contrario e non può essere altrimenti, per una linea che noi abbiamo già intrapreso da qualche tempo, che è quella della necessità proprio che questa Italia abbia una capacità di dare la possibilità a una parte di questo paese di staccarsi.